per la televisione. Grazie a tutti e un ringraziamento speciale a tutti quanti, siete tanti, meno male che la segreteria, questo posto è grande, abbiamo scelto una bella... Io non so se ti piace questa cosa, Panda, ma bellissima, a me piace. Bellissima. Intanto abbiamo scritto la Calabria chi la ama, che è una bella frase che abbiamo preso dal sito di Fratelli Italia, c'è scritto l'Italia chi la ama. E noi l'abbiamo tramutato Calabria chi la ama. Allora, do subito la parola a Maddalena Basile, che è la nostra vice coordinatrice provinciale di Vibo, e ti ringrazio per la presenza. E ti faccio un omaggio, un piccolo omaggio floreale. Sì, sì. E un altro, scusate, me lo do pure alla mia coordinatrice provinciale. Buonasera a tutti. Io sono contentissima di essere qua in questa bellissima sede che peraltro mi ricordava Wanda, è già stata usata dal nostro sindaco e quindi significa vittoria. Un saluto particolare a Filippo che è voluto venire nella sua città a rinnovare la sua voglia di fare politica e di ritornare a Palazzo Campanella. È un amico, siamo anche mezzi parenti, ho scoperto, alla lontana sì. È un amico e anche un mio vicino di casa, è una persona che francamente io l'ho letto spesso perché è talmente presente, manda a tutti noi tutto quello che in consiglio regionale e in regione viene attuato e quindi lo manda alla conoscenza di tutti noi. Questa è una campagna elettorale molto importante per la regione e per l'Italia, per la regione perché dobbiamo cominciare a pensare tutto quello che dobbiamo spendere e come dobbiamo spendere dei soldi che ci arrivano dall'Europa in prestito e quindi dobbiamo puntare sulle persone migliori la cui competenza deve essere sicuramente riconosciuta e Filippo è uno di questi nel campo di cui si occupa sia in regione che per la sua attività. Le persone che devono andare in consiglio regionale devono essere le persone di provata competenza e Filippo lo è e non perché sei qui, non per l'amore di Dio. E l'ultima spiaggia per la regione Calabria e l'ultima spiaggia per l'Italia. Io sono contenta dell'invito che mi è stato rivolto, il partito è presente con tutti i candidati e con un candidato di Vibo Valentia di cui francamente sono molto contenta, molto veramente contenta. Allora, io due parole, non vi rubo molto tempo, che poi sentiamo anche Wanda perché è la cosa più importante, giusto? Io rinnovo la candidatura alle regionali per cercare di fare e di continuare a fare un lavoro che si era avviato, che purtroppo il nostro Presidente non è riuscita a fare, per continuare un lavoro che si era avviato e che purtroppo è stato interrotto. C'è la volontà di fare delle cose che si possono fare, perché in Calabria noi sempre ci lamentiamo che ci sono tantissimi problemi, però bisogna anche darsi da fare, sporcarsi un pochino le mani, chi ha la possibilità, io dico che tutti più o meno dovremmo darci da fare, perché sennò poi non ci possiamo neanche lamentare di chi ci governa, di chi ci governa male, delle cose che non si fanno. Quindi l'impegno è questo, le cose da fare sono tantissime, ma si possono fare delle cose anche semplici, dare dei segnali importanti che possono essere apprezzati dai nostri cittadini. C'è una esigenza di semplificare moltissimo. Scusate, entrate che c'è spazio. Ci sono quattro, io ho pubblicato ieri, mi sembra, Raffaele, mi pare che abbiamo pubblicato ieri una cosetta dove ci sono quattro punti fondamentali secondo me, che sono dei punti che anche il Partito Nazionale di Fratelli Italia sta portando avanti. In particolare
facilitare, dare una mano e facilitare la creazione di posti di lavoro stabili, quindi aiutare le imprese che sono le uniche che effettivamente possono creare lavoro. La pubblica amministrazione, come sapete, non crea lavoro, ha il compito di regolare, di regolamentare, di creare le infrastrutture, ma non certamente quello di creare il lavoro. Il lavoro deve essere creato dalle imprese, noi quindi dobbiamo dare una mano alle imprese che hanno voglia di realizzare in Calabria lavoro stabile. Io dico con una cosa molto semplice e molto importante, che è quella di abbattere le imposte. Due cose: creare le infrastrutture e abbattere le imposte. È una cosa che si può fare, anche abbattere le imposte, come dice la Meloni, gradualmente, ma solo per chi crea lavoro stabile. Tu crei lavoro, io ti do una possibilità di impiantarti, ti do un'infrastruttura, ti do un'area industriale, un lotto in un'area industriale attrezzato in maniera tale che non devi penare per realizzare la tua impresa, ti do un sostegno per realizzare la tua impresa e ti do anche la possibilità di abbassare nel coacervo delle imposte che ci sono oggi, di abbassarle gradualmente in funzione della creazione di lavoro che tu puoi fare. Questa è una cosa che si può realizzare. La creazione di aree industriali attrezzate è una cosa. Io ho una piccola attività a Martelletto, a Sarrottino, vicino Catanzaro, siamo in un'area PIP, ma i due capannoni che ho realizzato non hanno la strada di accesso, l'ho dovuta fare io, non hanno la rete internet, l'ho dovuta allacciare io, non hanno l'illuminazione e l'ho dovuta fare io con i capannoni, cioè ci illuminiamo ognuno col capannone dell'altro, non abbiamo la videosorveglianza. Ecco, creare delle aree già attrezzate per un giovane che vuole creare una piccola impresa è già una cosa molto molto, è un aiuto molto importante. Queste sono delle cose che si possono realizzare, per questo dico che non è molto complicato. Poi bisogna puntare anche alle cose importanti, alle infrastrutture importanti, materiali e immateriali che servono per tutti. Quindi mi riferisco alla rete ferroviaria, mi riferisco ai porti, piuttosto che alle altre iniziative che realizzate danno un sostegno e una mano importante alle imprese, soprattutto al turismo, che per noi è importantissimo, e qui entriamo anche nell'ambito dell'ambiente, che bisogna assolutamente valorizzare, soprattutto in questa costa. Questo pannello, che è stato realizzato apposta per questa sede, riporta le foto di alcuni scorci importanti del Vibonese. Credo che sia questa costa e questo territorio sia quello più vocato al turismo, non c'è dubbio, della regione Calabria, e bisogna dare una mano importante a questo territorio. Il mio amico Roberto Incoronato, non so dov'è, ma è uscito un attimo, il mio amico Roberto me lo ricorda ogni 10 minuti praticamente, telefonandomi e dicendomi questa cosa, e ha ragione. Lui ha un'attività turistica a Capo Vaticano e mi rendo conto che il sostegno è fondamentale. L'altra cosa importantissima che so che il Presidente, ho chiuso perché ovviamente tra 15 giorni Roberto Chiuto sarà Presidente della Regione, questo non c'è dubbio, la prima cosa che vorrà fare è puntare all'eliminazione del commissariamento della sanità. Sapete che la sanità è un problema gravissimo, lui sta puntando a intanto ricevere il commissariamento in capo al Presidente per poi procedere all'eliminazione completa, perché la sanità deve ritornare in mano ai calabresi, alla politica, ma alla politica buona, perché non ci dobbiamo anche nascondere dietro un dito, la sanità in passato è stata oggetto di clientela, diciamocelo chiaramente, da parte della politica, che ha preferito utilizzare la sanità non sempre, spesso non per creare servizi buoni per i cittadini, ma per le proprie finalità, diciamo, politiche, che non va bene. Va azzerato il debito, riportata la sanità in mano alla politica, che si deve prendere responsabilità nei confronti dei cittadini, che deve nominare la politica deve nominare dei manager sanitari puntando solo sul merito, senza nessun tipo di contatto con la politica, puntare a dei manager sanitari che poi siano calabresi o non siano calabresi, secondo me ha poca importanza. Ovviamente in Calabria ci sono e vanno valorizzati i calabresi. Queste poche cose
sono importantissime, quello della sanità è fondamentale, ma anche le altre sono cose che si possono fare, si possono realizzare. Bisogna creare una squadra di governo della Giunta, del Consiglio regionale, che insieme per 5 anni, e sperando anche in un futuro, 5 anni certamente non si rivolta la Calabria come un calzino, ma si possono gettare le basi per delle cose serie che possono anche essere continuate in un futuro o da una stessa amministrazione o anche da un'altra amministrazione. L'importante è invertire la rotta. Oggi questa legislatura che si avvia è la legislatura con la maggiore dotazione finanziaria che la Regione abbia mai avuto dalla sua fondazione, degli anni 70. No, grazie. Grazie. Quindi la dotazione finanziaria è talmente importante che la squadra di governo diventa fondamentale. Fondamentale è semplificare le procedure. Un'altra delle cose che ho scritto è la semplificazione delle procedure. Noi abbiamo procedure complicatissime per la gestione dei fondi comunitari. Sapete, il bilancio regionale è praticamente ingessato, cioè il 70-75% che è occupato solo dalla sanità, il resto è anche occupato da 1000 altre cose che difficilmente si possono toccare. L'unico modo per creare qualcosa di serio sono i fondi comunitari. Ci sarà anche il PNRR, la parte del quale però, la maggior parte del quale verrà speso direttamente dai ministeri per le opere infrastrutturali importanti, però per avviare e fare in modo che le attività, questi fondi vengano spesi e spesi bene, quindi per la qualità della spesa, bisogna anche fare un rinnovamento, una riorganizzazione della macchina burocratica regionale, che oggi ha molte pecche, e soprattutto semplificare secondo me significa anche parlare con i nostri eurodeputati per cercare di capire se le procedure a monte che vengono stabilite dalla Commissione europea possono in qualche modo essere semplificate, perché la Commissione, abbiamo avuto la prova quando c'è stato il Covid, ha dato la possibilità alle regioni di utilizzare i fondi comunitari come voleva, per dare sostegno alle imprese, alla cassa integrazione. È stato fatto semplicemente nell'ambito di una settimana. Nell'ambito di una settimana abbiamo portato in consiglio regionale la riprogrammazione di circa 500 milioni che erano stabiliti, stanziati per altre attività dei fondi comunitari. Li abbiamo distolti e utilizzati solo per la cassa integrazione e i ristori alle imprese che soffrivano in quel periodo. Il nostro assessore Fausto Orso Marzo si è dedicato in particolare all'attività del turismo, al lavoro, quindi alla cassa integrazione. Ma questo che vuol dire? Che se la Commissione europea vuole, le procedure possono essere semplificate. Se voi pensate che si sommano le procedure complesse, che sono veramente complesse, della Commissione europea, si sommano le procedure complesse delle nostre leggi nazionali, tipo il codice degli appalti, è lì che si blocca la maggioranza dei procedimenti amministrativi. Non c'è possibilità a volte di renderli più semplici, neanche i dirigenti regionali possono a volte farci nulla per semplificare, e quindi le procedure sono lente e la spesa rallenta. Questa è una cosa che noi dobbiamo cercare di migliorare anche utilizzando i nostri canali europei, i nostri candidati, i nostri eurodeputati. Dopodomani verrà qui Raffaele Fitto, verrà in Calabria Raffaele Fitto, che è un eurodeputato di Fratelli d'Italia, che farà un giro per alcune imprese, e poi faremo un incontro a Catanzaro, anzi siete tutti invitati, chi vuole partecipare, faremo un incontro con il nostro eurodeputato proprio per parlare di questi argomenti. Basta, io vi ringrazio della presenza, mi raccomando questi ultimi 10 giorni di moltiplicare gli sforzi e il consenso a Fratelli d'Italia. È un partito che sta crescendo, lo sapete bene, la Meloni, come si dice, tira moltissimo. Io sto girando in lungo e largo il collegio, che è fatto da 157 comuni, si va da Torretta di Crucoli a Nicotera, ci vogliono 2 ore e mezzo in macchina per fare Torretta di Crucoli a Nicotera,
157 comuni dove sto sentendo soltanto gente che ha voglia di votare la Meloni. Quindi questo è un buon segno, vuol dire che ci danno fiducia, abbiamo una responsabilità enorme, avremo una responsabilità enorme, potremmo probabilmente anche essere il primo partito della regione, e questo ci dà una grande soddisfazione, ma un senso di responsabilità non indifferente. Quindi la preghiera che vi rivolgo è quella di moltiplicare gli sforzi in questi ultimi giorni per concentrarsi sul sostegno a Fratelli d'Italia e su possibilmente anche con le preferenze giuste, diciamo. Vi ringrazio. La parola a Rosina Mercurio, che è la nostra candidata di Lamezia, che ho molto piacere che sia arrivata. Grazie a te per l'invito, ringrazio la dottoressa Basile, che è vice provinciale qui sul Vibbo, e ringrazio Vandaferro, ma ringrazio voi per l'attenzione. Io vivo Vibbo per il turismo, vengo sempre qui al mare, porto gli amici, quindi la vostra città anche per lavoro quando vado in tribunale. Mi sento onorata di essere qui per motivi di candidatura, per quello ringrazio il partito che ha comunque accettato la mia persona. Io mi impegno perché so che è rappresentato da grandi donne, anche grandi uomini, abbiamo avuto modo di vederli in poco tempo. Posso aggiungere poco a quello che ha detto poco fa l'onorevole Pietro Paolo, posso aggiungere che se fra 15 giorni Roberto Chiuto sarà presidente della Regione Calabria, è anche certo che lui sarà consigliere regionale, su questo non ho dubbi, ci sono pochi dubbi in merito. Sulle problematiche della regione sarei magari petulante a ripeterle, le ha già dette lui, ma le viviamo tutti i giorni, dalla sanità al lavoro, all'occupazione giovanile, alle infrastrutture. E io vi voglio solo ringraziare per questa presenza, per avermi dato la parola, non aggiungo davvero altro perché non penso che ci sia molto in questo momento, solo per un saluto. Grazie ancora. Un articolo di stamattina, credo, o del giornale o del Corriere della Sera, anche per portare dei dati che insomma racchiudono un po' quello che è stato l'intervento. Ovviamente ringrazio Maddalena Baffisile, l'ho fatto giorni fa, continuo a farlo, rispetto ovviamente alla presenza anche di tanti dirigenti, amministratori, amici, simpatizzanti. Mi sono dimenticato di salutare il sindaco, Di Spinica, che se muoio di nastro voglio nascere in Duia. Eccola. Questa dove la mandiamo questa? Perché già, io devo dire, essere qui per me, lo dico a un giornalista che insomma l'altro giorno ha fatto delle domande, oggi ne ha fatte altro, insomma, spesso insomma il gossip è diverso da scrivere di politica. Quindi la domanda che si dà ad un coordinatore regionale, le facciamo separatamente, siamo divisi, siamo divisi, Fratelli d'Italia non è mai stata divisa, spesso si vuole tentare con, diciamo, il vociare di no, entrare, ma si entra se c'è una crepa in un muro. Se il muro è un muro solido ed è una trave di cemento armato, questo non può avvenire. E perché dico questo? Intanto ringraziando tutti coloro che hanno dato disponibilità, non so se c'è Roberto, se ci sono altre persone, io ringrazio Maria Fusca, che ci hanno dato la loro disponibilità alla candidatura. Noi abbiamo fatto una lista su base regionale, credo, per quanto mi riguarda, almeno il 99%, non si può mai centrare il 100%, grazie anche, devo dire, alla presenza di Giovanni Donzelli, che ha rispecchiato quelli che dovevano essere i criteri per una famiglia come Fratelli d'Italia. Dicevo l'altro giorno, abbiamo volutamente rinunciato a pacchetti e pacchetti di voti, perché accettare i pacchetti di voti significa, soprattutto in una fase dove i sondaggi ci danno al 21%, non una mancanza di rispetto verso coloro che si sono avvicinati, ma verso coloro che probabilmente vedono il vento in poppa, e non è proprio come diceva Seneca, che non c'è vento a favore per il submarinaio che non sa dove andare. Noi sappiamo dove andare e con chi vogliamo andare. Io ringrazio ovviamente coloro che hanno dato la disponibilità, sottolineando
che rispetto a quest'atto di generosità nei confronti di Fratelli Italia, sapendo magari che c'era una competizione con consiglieri uscenti, quindi questo ringraziamento che io farò in tutte le province dove andrò, ci sarà la giusta attenzione, perché si dice che amor con amor si paga, e quindi un gesto d'affetto, un gesto, un sentimento nei confronti di questo partito, nei confronti della nostra leader Giorgia Meloni, non sarà ricambiato, e sarà ricambiato ovviamente con l'attenzione che ognuno di coloro che in qualche modo avevano dato la disponibilità, i numeri purtroppo sapete, 8 nel collegio centro, 9 nel collegio sud, 7 o viceversa nel collegio nord. E ringrazio Rosina Mercurio. Ringrazio Rosina Mercurio perché Rosina ha fatto questa scelta di campo ormai da molto tempo. È una donna non nuova alla politica, nel senso che è una donna impegnata in politica, ed è una donna che ha scelto di fare insieme alla sua professione d'avvocato un impegno costante, un impegno nelle istituzioni. Ringraziando anche, perché io lo devo fare, Rosario Aversa, perché voi ricordate perfettamente che alle scorse regionali, per chi ha buona memoria, Rosario Aversa è scesa in campo direttamente. In questo momento accanto a Filippo, accanto a Rosina, e quindi insomma, per quanto mi riguarda, soprattutto perché so che in questo territorio Rosario ha profuso molto impegno, ha profuso tanti gesti di affetto verso gli uomini e le donne del nostro partito. Dicevo, io credo che possiamo andare orgogliosi di queste liste. Io personalmente sono sempre un po' emozionata quando vado alle cose di Filippo, perché con Filippo non è soltanto un percorso legato alla politica, seppur insomma ci conosciamo da quando io ero consigliere comunale, forse 1997, quindi pensate da quanti anni ho avuto l'opportunità di conoscerlo come facente funzione al comune di Catanzaro quando Sergio Abramo si dimise. Ho avuto il piacere e il privilegio, per mia scelta, quindi chiamandolo come dirigente esterno alla provincia, del quale vado sempre orgogliosa, perché qui che c'è la Lazzarini che lavorava là può testimoniare la capacità che ha sempre avuto, soprattutto in quegli enti dove se sei bravo trovi le risorse, perché i comuni, province sono sempre più povere, sono sempre più disagiate. Lui tutto quello che ha fatto l'ha fatto mettendo in campo le sue qualità professionali, lo ha fatto utilizzando i fondi comunitari, ed è un po' quello che noi ci aspetteremo da una regione Calabria che negli impegni che chiederemo ad Occhiuto dovrà vedere anche una scelta qualitativa e di riorganizzazione di quella macchina, di quella burocrazia che sinceramente insomma lascia molto a desiderare, sia nei confronti dei cittadini, sia nei confronti della piccola e della media impresa, e sia ovviamente in tutto ciò che in qualche modo significa per noi ricchezza, che può essere l'agricoltura piuttosto che il turismo, settori trainanti. Quando dicevo abbiamo fatto una scelta di campo, potevamo essere il primo partito, potevamo già essere l'altra volta nel collegio centro, potevamo essere il partito che gonfiava e che in qualche modo rispecchiava anche il dato nazionale, ma non avremmo potuto condividere storie con persone che vengono non da una storia diversa, ma da una storia dove puntualmente a un mese dalle elezioni si decide di cambiare. Io ringrazio chi lo ha fatto, e qua un ringraziamento, non so se c'è Roberto, perché con Roberto abbiamo dialogato per oltre credo un anno, lo ha fatto insieme a qualche altra persona che non è qua, con una scelta devo dire chiara, netta, ma anche con obiettivi comuni, che è un obiettivo di mentalità, di valori, di tutto ciò che portiamo avanti. Ed essere qui per quanto mi riguarda significa confermare una scelta che ho sentito molto mia l'altra volta quando scese in campo Filippo Pietropaolo, oggi capogruppo uscente per richiesta di Roma, perché devo dire non è stata una sua richiesta, anche perché capiamo perfettamente che ricoprire quel ruolo porta gioie e dolori, preoccupazioni, responsabilità, e nello stesso tempo però a disposizione del partito, come siamo abituati, perché in questo partito bisogna essere soldati, non perché c'è un pensiero unico, perché si crede che comunque ci sia un condottiero, in questo caso una condottiera che vede ben oltre quello che magari riusciamo a vedere noi.
e che da questa terra probabilmente ha avuto tante amarezze, questo non ce lo dobbiamo nascondere. Fratelli d'Italia è stata puntualmente colpita nel sentimento di una comunità che magari quando apre i giornali e legge sono dolori, perché sono storie che non appartengono al nostro vissuto. Maddalena Basile, che per quanto mi riguarda rappresenta un'icona non soltanto per il tempo dal quale insomma lei e la sua famiglia milita nella destra calabrese, ma per come lo ha fatto, con quel sentimento vero, un sentimento che fuoriesce un po' dall'idea di dover fare politica sempre e comunque per raggiungere l'obiettivo della poltrona. E io vi dico, altrettanto orgogliosa, perché quando si è messa in campo questa lista non ho pensato a risultare al prossimo collegio, che poteva essere il nord, il sud, il centro, non sappiamo come sarà questa riforma elettorale. Ho pensato a salvaguardare quella comunità umana che secondo me va salvaguardata. Saremo aperti a tutti, ma a tutti coloro che questo percorso lo vogliono fare giorno dopo giorno, in qualche modo un percorso fatto di conoscenza, un percorso fatto anche di testimonianza, cioè quando si sta in un partito si deve testimoniare l'affetto, ma si deve anche testimoniare quello che io dico, l'aumento dei consensi per moltiplicare le idee. Ed è quello che io sono qua a chiedervi oggi, perché ho una preoccupazione che voglio trasmettere. È tipico un po' di noi calabresi guardare i sondaggi, che sono bellissimi, sono sondaggi a livello nazionale, ormai non c'è sondaggio nazionale che non ci dia al 21%, poi si riempie Piazza del Popolo e non c'è stata una sola pagina di giornale a dire che per Michetti Piazza del Popolo era strapiena, ma la Calabria, che è parte di questa Italia, è abituata secondo me a rilassarsi quando ci pompano alle stelle sui giornali. Io credo che questo fino all'ultimo minuto dovrà essere l'impegno di ognuno di noi, per Filippo, per Rosina, quello di andare nelle case, nelle strade, cioè di non lasciare neanche un solo voto intentato, anche sapendo che qualcuno voterà da un'altra parte, farà una scelta, perché poi alla fine lo slogan di Roberto, che mi ha ricordato un po' il mio, ma il mio non portò molta fortuna per ovvi motivi, Calabria diventa ciò che sei, lui l'ha in qualche modo centrato dicendo la Calabria che l'Italia non si aspetta. E la Calabria che l'Italia non si aspetta è questa Calabria, la Calabria della storia, delle bellezze ambientali, delle tante intelligenze, dei tanti giovani. Noi abbiamo parlato con grande chiarezza con Filippo, anche con Roberto Chiuto, dicendo quello che per noi diventeranno le priorità. E le priorità, dicevo, è la macchina burocratica, dove forse guardare se il funzionario ha la testa di partito, oppure se porta a Vibo 100 voti in più piuttosto che 100 voti in meno come dirigente regionale, ci interessa meno rispetto ai risultati che dobbiamo ottenere. L'altro giorno c'è stato, devo dire, un alleato di partito che simpaticamente in una conferenza stampa ha avuto un po' una caduta di stile. A Corriere della Calabria, credo, dicendo la Meloni è scesa una sola volta. Noi non vogliamo politici turisti, noi vogliamo politici che quando si parla di Mezzogiorno d'Italia e si parla a livello nazionale, quindi dove comunque si prendono le decisioni, faccia sentire la propria voce. Noi abbiamo necessità di credere che questa terra possa raggiungere quel senso dell'onore, dell'orgoglio e dell'appartenenza che se non dimostriamo noi stessi non ci riconosceranno gli altri. Io grazie a Vibo, alla sua provincia, perché non dimentico mai, non ho mai sputato nel piatto dove ho mangiato, ma non dimentico mai da dove vengo, ho avuto, devo dire, il privilegio di essere un deputato della Repubblica, immeritato. Però è stata l'emozione più bella, entri quel posto e all'inizio ti sembra, no, di aver toccato il cielo con una mano, con una responsabilità grande che è quella di far sentire la voce della gente che ha pensato che poteva fare un investimento. E poi io vi dico che il primo anno e mezzo, dall'emozione anche di prendere la parola, che è durata per molto tempo, è stato invece un effetto, no, bello nel guardare le cose, ma brutto nel sentirmi puntata come calabrese. Io ho dovuto lavorare, e non mi riferisco ovviamente ai colleghi di Fratelli d'Italia, 3 volte tanto per
prendere alla buvette con un collega del nord o di un altro partito un caffè come una normale deputata della Repubblica. Ho dovuto tentare ovviamente di lavorare 100 volte di più rispetto agli altri per poter dimostrare che non siamo, che non arriviamo là per, voglio dire, scelta divina o per altri meccanismi. E quindi è quello che vorrei, vorrei che uscendo da questa terra attraverso persone che hanno la cultura, la preparazione, che hanno l'onestà, perché la politica non si fa con la morale, ma non si fa neanche senza morale, perché dobbiamo ridare credibilità alla politica e dobbiamo dare forza. Per dare forza abbiamo bisogno di un consenso importante. Io lo dico qui perché è la città di Filippo, e ovviamente Filippo le radici, no? Le ha sempre mantenute, perché settimanalmente è qua, fino a poco tempo fa insomma aveva anche la sua mamma, ma ha la famiglia. E chi non è di qua si sente di qua, perché comunque è una città accogliente, è una provincia accogliente, è una provincia che è destinata a esplodere per il turismo, ma per esplodere per il turismo questa provincia deve avere delle strade da terzo millennio, deve avere dei trasporti da terzo millennio, deve avere delle scuole. E allora leggevo stamattina, ecco perché mentre parlava Filippo, ma ho sentito tutto l'intervento come quello di Rosina, ho letto che i primi 700 milioni del PNRR destinati al sud, perché voi sapete che quel 40% dove i deputati si sono spellati le mani è misera cosa rispetto a quello che dovevamo avere, perché i soldi in più Draghi li ha avuti per il basso PIL, perché siamo regioni di sottosviluppo, quindi non è stato il governo dei migliori a produrre più soldi, purtroppo è stato lo Stato del Mezzogiorno d'Italia. E i primi 700 milioni hanno iniziato con i trucchetti, non andranno come devono andare alle scuole dell'infanzia piuttosto che agli asili, perché nel bando di gara hanno praticamente messo una piccola postilla, Filippo, dove in base alla capacità del comune di mettere la parte sua, il cofinanziamento, voi capite bene che tra il comune di Milano e il comune di Vibo Valentia la capacità di cofinanziamento chi lo avrà? Vibo Valentia o Milano? E allora Filippo parlava di sanità, perché quando parliamo del recovery fund non parliamo solo di strade, volevano farci passare l'alta velocità a 250 km orari, l'alta velocità a 300 km orari, che non può essere fatto su questi binari, perché voi capite, chiunque viaggia già, no, da Salerno in giù arrivi come uno shaker quando vai a farti un buon cocktail. E abbiamo in qualche modo presidiato, siamo riusciti, e rappresentiamo il 5% del Parlamento, 36 deputati che tengono, in questo caso devo dire mi sento un po' in colpa, che in queste ore stanno tenendo botta come se ci fossero gli alleati, e quando eravamo con gli alleati all'opposizione eravamo quasi 200, da 200 a 36, ma non c'è, devo dire, una sola volta che possiamo dire di aver abbassato la guardia. E non era il gusto o la facilità che qualcuno vuol far sembrare di stare all'opposizione. Tanto stare all'opposizione, avere un'opposizione, è un paese democratico. Intanto non riteniamo che il governo dei migliori, ci dispiace, sia un governo dove ci può stare la Lamorgese, dove ci può stare Di Maio, dove ci può stare Speranza. Adesso stiamo aspettando tutti di poter avere un documento che speriamo sia un pochino più completo sul Green Pass. Quindi, da che noi diciamo che non siamo d'accordo sul Green Pass, perché secondo noi sposta la discussione su obiettivi un po' centrali, pare che in questo decreto per esempio gli avvocati non dovranno in tribunale mostrare il Green Pass, i testimoni non dovranno, i giudici dovranno farlo, ma soprattutto dovranno fare i giudici pace e i giudici onorari. Ma i giudici onorari, qualora fossero senza Green Pass, vengono sospesi. Se entro il 30° giorno non tornano col Green Pass, se ne devono andare a casa. Allora, quali sono le regole? Le regole ovviamente di categorie che ti stanno più o meno simpatiche, le regole di un Green Pass che alla fine non sta facilitando l'economia, non sta dando regole per tutti. Oggi, ieri credo che voi abbiate
avuto la presenza autorevole del presidente Mattarella, che è venuto a fare gli auguri ai ragazzi che arrivavano a scuola. Io vi invito a vedere quante scuole hanno ripreso in DAD. E allora, questa è una Calabria che ha bisogno di gente capace, che stia sul pezzo, di gente che non pieghi la schiena. La sanità è il 70% del bilancio regionale, per noi è la prima industria. Il commissariamento, sono convinta che tornerà, finalmente finirà e tornerà parola alla politica, e sono convinta che sarà proprio Roberto Chiuto a prendersene la delega, ma servirà una sanità che non sia il bacino di consensi e di voti, una sanità che sia una fabbrica di salute, una sanità dove abbiamo contestato gli ospedali da campo, che sono stati fior di milioni in Calabria, quasi come se fossimo in Afghanistan, che alla fine sono state strutture montate e smontate e non è rimasto nulla. E allora personalmente io vi chiedo, e ve lo chiedo in nome per conto ovviamente del partito, ve lo chiedo in nome per conto di una scelta di qualità, la politica ha bisogno di qualità, la politica ha bisogno di qualità per dare fiducia ai giovani, posti di lavoro. Oggi la critica del famoso metadone di Stato, reddito di cittadinanza è solo il metadone di Stato. Siamo ad una manovra di bilancio, ad oggi sono stati spesi 17 miliardi, non ci sono posti di lavoro da quello che abbiamo visto, insomma dai dati ufficiali. Chiediamo soltanto di dare questi soldi alle aziende, più assumi meno paghi. Chiediamo a Letta, invece di pensare di nuovo e tornare da ieri sulla patrimoniale, dicendo che vuole fare un fondo, diciamo, per i giovani, però tassando i genitori sulla tassa di successione, che è l'unica cosa, soprattutto in Italia, che gli italiani hanno costruito con sacrifici, la propria casa. E allora non possiamo essere il paese dove le priorità sono lo ius soli, dove la priorità è il DL Zan, dove la priorità è la cannabis come uso attraverso le farmacie. Perché qualcuno ci dovrà spiegare qual è il ragazzo che preferisce comprarsi la cosiddetta canna o marijuana da 4 euro a 12 euro, perché per venderla in farmacia ci vuole il trasporto, ci vuole la confezione, si paga la luce, ci vuole qualcuno che la vende. E quindi, e qual è la criminalità che tu dici, ma togliamo l'utilizzo di droghe alla criminalità, ma perché le piazze saranno libere dagli spacciatori di cocaina, di eroina? Uno Stato che individui i colpevoli delle 300 sostanze stupefacenti che oggi i ragazzi possono comprare via internet, a partire dal fentanyl, a partire da tutto ciò che con 5 euro possa in qualche modo toglierli dalla paura di questo futuro. Allora Filippo, io ringraziando te e Rosina, ringrazio Rosina perché sono convinta che noi veniamo da un partito dove non abbiamo mai abusato. Maddalena è stata consigliere regionale, è stata assessore, non abbiamo mai usufruito delle famose quote, noi non ci sentiamo riserva indiana, noi ci sentiamo parte integrante di questa comunità, consapevoli di portare, io qui vedo l'assessore di Spilinga, c'è una grande squadra là di donne che devo dire mi hanno emozionato quando fu inaugurato il circolo e che stanno lavorando molto bene. E quindi ti ringrazio perché questa è la seconda preferenza, però è la prima volta per la quale io sono stata d'accordissimo e mi sono unita alle tante donne affinché si realizzasse questa seconda preferenza nei confronti delle donne, perché è sicuramente una possibilità in più, però lo dobbiamo spiegare ai cittadini che c'è una seconda preferenza, che questa seconda preferenza va espressa con il nome di una donna. Di Filippo, e chiudo su Filippo, non me ne vogliate, mi sento di dire che nella vita ci sono poche cose che si mettono in discussione per quanto mi riguarda. Si può mettere in discussione l'idea di una conoscenza, no? Facciamo una vita tutti così veloce. Si può mettere in discussione probabilmente ciò che non scegliamo, molte volte i parenti ce li abbiamo, non ce li possiamo scegliere. Nel mio caso io ho fatto la mia scelta, ho fatto la scelta di un amico, ho fatto la scelta di una persona che so perfettamente che se avrà il vostro consenso potrà rappresentare per voi, ma soprattutto per i calabresi, l'essere scudo e spada.
sono convinta soprattutto che anche quando busserà qualcuno alla vostra porta per interessi molto più importanti, per interessi che spesso non riguardano la comunità ma riguardano il singolo, saprai, come hai fatto fino ad oggi, onorarci attraverso il tuo lavoro, il tuo modo di fare politica, la tua sapienza e la tua onestà. Quindi vi chiedo, per nome e per conto di Fratelli Italia, ma in questo caso per nome e per conto di Wanda Ferro, per quel pizzico che posso contare nella storia di questo partito, di andare avanti fino in fondo e di portare i nostri uomini e le nostre donne, Filippo, di nuovo in consiglio regionale, perché merita questo partito di avere persone per bene. Rosina, anche per te, a differenza, bellissima.